Prima sconfitta interna per il Follonica Cavorrano, battuto per 0-2 dal Vivi Altotevere Sansepolcro dell'ex allenatore Marco Bonura, che si schiera in maglia bianca con il 3-5-2. Dall'altra parte gli uomini di Masi scendono invece in campo in maglia rosso-blu con il 4-4-2. Nella prima frazione le occasioni non mancano da entrambe le parti e la prima arriva all'ottavo minuto per il Sansepolcro. Fracassini al volo impegna Filippis da distanza ravvicinata, il portiere è bravo a sventare. Al quindicesimo risponde il Follonica Cavorrano con Ampollini che cerca il tiro dalla lunga distanza non trovando però lo specchio. Al ventunesimo uno schema da calcio d'angolo porta al tiro ancora Fracassini, al volo Filippis si distende in tuffo e devia la sfera. I biancorossoblu si rendono invece pericolosi al venticinquesimo con la bella azione di Mauro, debuttante dal primo minuto. La sua incursione palla al piede porta al tiro Pino che alza troppo la mira e spara alto sopra la traversa. Ancora Fracassini impegna Filippis dall'altra parte quando scocca la mezz'ora di gioco, ma al quarantesimo l'occasione più clamorosa del primo tempo è per Pino, mandato in profondità a Botrini con una deviazione, l'attaccante di fronte a Di Stasio spara sopra la traversa, colpisce il montante esterno. Un vivace primo tempo si chiude così sullo 0-0, mentre la ripresa si apre con ritmi più blandi in maniera più compassata da entrambe le squadre. Ci crede un po' di più il Vivi Altotevere Sansepolcro, che al 54esimo minuto crea la prima occasione da gioco con il vivace Ferri Marini, il numero 10, che in contropiede però riesce soltanto a calciare alto. Il Follonica Cavorrano nella ripresa non punge e il Sansepolcro passa al 72esimo minuto, ne approfitta Grossi che penetra in area con una serpentina e con una diagonale mancino batte Filippis, portando in vantaggio la squadra di Bonura. La reazione del Follonica Cavorrano arriva al 75esimo con Mencalli, neo entrato, che batte dal limite senza riuscire però ad angolare la sfera. Il Follonica Cavorrano nei minuti finali tenta l'assedio alla ricerca del pari, ma a trovare il raddoppio del Sansepolcro all'85esimo Pasquali riceve palla in area, si gira e batte a rete realizzando il gol del definitivo 0-2. Poi nei 5 di recupero arriva il colpo di testa di Pino e nulla più, vince il Vivi Altotevere Sansepolcro per 0-2. La squadra di Masi non approfitta della contemporanea sconfitta della Pianese. Three, two, one, go.